Buongiorno a tutti. Allora, prosegue la commissione con il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge 418 d'iniziativa del deputato Lupi in materia di disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. Avverto che le audizioni in assenza di obiezioni da parte degli auditi saranno trasmesse in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati e iniziamo con l'audizione in videoconferenza del dottor Antonio Danieli, direttore generale e vicepresidente della Fondazione Golinelli, che vedo collegato. Il nome c'è scritto, sì. No, dico, c'è scritto sul coso, sì. E quindi lo saluto, direttore generale e vicepresidente della Fondazione Golinelli, l'ho detto, lo saluto e chiedo il suo assenso alla trasmissione dell'audizione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Perfetto, Presidente, buongiorno, la ringrazio e do sicuramente il mio assenso. allora le do subito la parola per la sua relazione. Grazie infinite, buongiorno a tutti. Fondazione Golinelli è un'istituzione filantropica che è nata nell'88, si occupa di educazione, formazione, orientamento e imprenditorialità, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani generazioni. Per questo recentemente anche abbiamo ampliato l'area d'azione anche all'ambito dell'innovazione, all'impresa, al trasferimento tecnologico, perché prepariamo le giovani generazioni a entrare nel mondo del lavoro anche con l'idea che possono essere create direttamente da loro nuove imprese e nuove professioni. Con chi lo facciamo? Lo facciamo con la comunità educante, in quanto il nostro scopo è essere un enzima che avvicina le scuole, all'università, alle imprese e alle istituzioni, con una partnership a livello nazionale che consta più di 150 partner. E evidentemente abbiamo sede a Bologna, l'ufficio Golinelli è la nostra sede di 14.000 metri quadri, ma l'orizzonte dell'attività, come dicevo, è nazionale. Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia con le nostre attività, raggiungiamo più di 100.000 studenti e studentesse all'anno di ogni ordine e grado, in particolare le fasi 6, 11, 11, 13, 14, 18, ma anche l'ambito universitario. E facciamo attività di formazione con gli insegnanti delle scuole e circa 6.000 insegnanti all'anno. In questi anni abbiamo valutato anche 700 progetti di giovani in realtà imprenditoriali e abbiamo investito in 21 e le stiamo portando avanti anche in collaborazione con imprese e le università e i centri di ricerca in tutta Italia. È nostra consuetudine lavorare con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il MIMIT e con gli uffici poi scolastici e i provveditorati a livello locale. Evidentemente tutto quello che facciamo agisce nella direzione del tema di oggi, quindi contrasto alla dispersione scolastica, ma anche poi dopo in età avanzata al fenomeno dei NEET e all'abbandono universitario, con l'idea anche, come dicevo prima, di poter creare anche nuove professioni e nuove imprese. Il metodo per noi è fondamentale ed è attinente all'argomento di oggi perché riteniamo che sia fondamentale l'esperienza laboratoriale, progetti esperienziali, tant'è che abbiamo creato anche una scuola paritaria, al di là di tutte le attività che facciamo in tutta Italia, la scuola delle idee Golinelli a Bologna, la scuola secondaria di primo grado, scuola STEM, perché anche l'elemento della multidisciplinarità, della interdisciplinarità, quindi scienza, matematica, arte e tecnologie, sono fondamentali nel trasmettere poi dopo quegli skills e quelle attitudini non specialistici di cui si tratta nella sessione odierna. Altro aspetto fondamentale è l'utilizzo della tecnologia, ma evidentemente non come fine, ma come mezzo, l'imprenditorialità intesa come imprenditività e l'interdisciplinarità, con il grande supporto e il ruolo fondamentale degli insegnanti in una versione di mentor, di tutor, con un approccio maieutico per aiutare i ragazzi e le ragazze a tirar fuori le migliori capacità e i migliori talenti che hanno in sé. Mi permetto, noi lavoriamo. Detto gli skills dell'OMS, riteniamo siano fondamentali anche l'immaginazione, la creatività, la curiosità, la passione, il coraggio,
il saper imparare, l'apertura alla multidisciplinarietà, quindi ogni soggetto deve valutare i propri talenti, avere le proprie expertise, poi domani professionali, ma deve avere un'apertura, capacità di dialogo e di incrocio tra le scienze umanistiche e le scienze dure, le scienze hard. E in un mondo che è sempre più complesso e imprevedibile, e quindi è fondamentale che i ragazzi e le ragazze abbiano queste attitudini che li preparino a poter affrontare il futuro. Concludo, la dimensione educativa è fondamentale, la leva educativa combinata con la formazione e con l'orientamento in una logica ancora più pungente nei momenti in cui c'è disagio sociale. Si parla di povertà educativa, è fondamentale combinare l'idea di formazione ed educazione alla dimensione di solidarietà e di sviluppo. Penso che nel tempo dato questo è i principali concetti che desideravo poter portare alla vostra attenzione. Grazie mille per il suo contributo. Chiedo se ci siano colleghi. Sì, la collega Orrico. Grazie Presidente. Sì, saluto e ringrazio il direttore Antonio Danieli, al quale vorrei chiedere se esiste un report della Fondazione Golinelli che possa testimoniare i risultati che sono stati raggiunti con il tipo di formazione che, come diceva il direttore, combina l'esperienza laboratoriale con la multidisciplinarietà. E quindi mi domandavo se fosse possibile, diciamo, avere dei dati che in qualche modo dimostrassero quanto questa sinergia tra una metodologia basata sull'esperienza laboratoriale e il mix, diciamo, di competenze più trasversali possa, come dire, combattere adeguatamente la dispersione scolastica o comunque facilitare la formazione dei nostri giovani e quindi poi anche il raggiungimento di determinati obiettivi in chiave sia educativa ma anche di orientamento poi verso il mondo del lavoro. Grazie. Uno studio Sì, un organico. secondo che le ridò la parola. No, vedo non ci sono altri colleghi collegati, quindi sì, le do la parola per la replica. Grazie. Uno studio organico su dimensione nazionale, in effetti non lo abbiamo nella sezione così precisa che lei, dottoressa, ha dettagliato. Però sicuramente possiamo fornire una serie di indicazioni utili in questo senso, anche perché diciamo, l'esperienza, come dicevo, è ultra trentennale e sicuramente dal 2009 ad oggi abbiamo raggiunto più di 1,5 milioni di ragazzi e ragazze. Abbiamo in una parte, diciamo, analisi qualitativa, sicuramente dei casi, di esperienze molto significative che sempre di più intercettiamo e anche analizziamo. Dal momento che tante persone sono passate per le nostre attività e di per certo sappiamo che poi dopo, e in particolare alcune di queste sono anche passate nei vari stadi, quindi quando facevano progetti in età, diciamo, di scuola primaria, poi di scuola secondaria, poi hanno fatto il progetto Giardino delle Imprese, poi Icaro, poi sono venuti da noi e hanno proposto un'idea di startup, poi hanno costituito un'azienda. Quindi abbiamo delle casistiche che sicuramente possono testimoniare in maniera concreta questo come best practice e casi interessanti. Un'analisi quantitativa completa non ne disponiamo, ma vi faremo sicuramente avere i dati e le informazioni in nostro possesso. Grazie, e la ringrazio. Se non ci sono altri interventi, ringrazio il dottor Danieli per il contributo fornito alla Commissione e dichiaro conclusa l'audizione passando a quella della dottoressa Valentina Sacchetto, presidente di Discole APS. Saluto e ringrazio la dottoressa Sacchetto che vedo collegata. Chiedo anche a lei l'assenso alla trasmissione dell'audizione in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati e le do la parola. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutte e tutti, do senz'altro il mio assenso.
Farò anch'io, come il dottor Danieli, una però brevissima presentazione dell'ente che presiedo, giusto per inquadrare, come dire, da quale esperienza parlo rispetto alla proposta di legge che ho letto con grande interesse. Vi ringrazio per avermi coinvolta, perché come educatrice, prima ancora che come presidente di Scuole APS, lavoro al contrasto alla dispersione scolastica e della povertà educativa da più di 15 anni ormai. Di Scuole APS è un ente educativo, è un'associazione del territorio torinese profondamente radicata nell'esperienza, diciamo, di contrasto alla disuguaglianza educativa che è un po' patrimonio della nostra città, sia della scuola pubblica sia appunto del ricco tessuto, diciamo, associativo di cui anche la nostra realtà fa parte. Siamo un gruppo di educatori, educatrici, formatrici e formatori docenti che lavorano in alcuni programmi. Allo sviluppo di alcuni programmi della città di Torino, servizi educativi e sociali, USR e in particolare Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo, ma non solo, insomma, programmi che credo siano tra i più longevi in Italia contro la dispersione scolastica e che quindi credo possano vantare, quindi non tanto di Discolè, ma l'esperienza diretta e straordinaria della città, di cui Discolè è anche un'espressione, diciamo, un piccolo ingranaggio, una certa anche ormai letteratura ed efficacia rispetto al contrasto della dispersione scolastica. In particolare il progetto Provaci ancora SEM, che l'anno scorso ha compiuto 30 anni e credo che sia un'esperienza molto unica. No, nel panorama italiano, un'esperienza diretta che lavora al contrasto alla dispersione scolastica e della povertà educativa nel primo ciclo, quindi gli ultimi 2 anni della scuola primaria, le scuole ex scuole medie, secondaria di primo grado, ma anche i CPIA. Io sono educatrice anche in uno dei 7 plessi cittadini dei CPA, dove il progetto si rivolge al contrasto della dispersione scolastica e alla promozione dell'inclusione nel tessuto scolastico dei minori di anni 18, quindi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che accedono ai CPA per la licenza media, per la competenza alfabetica di base e direi per competenze di cittadinanza globale, diciamo, imprescindibili. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un modello consolidato che integra da sempre, direi da 30 anni, il territorio con la scuola e che è stato un po' l'antesignano di quelli che poi l'emergenza pandemica ha portato fortunatamente finalmente alla ribalta come patti educativi di territorio, quindi tra scuola e territorio, tra scuola e pri un privato sociale, non un privato sociale a caso, un privato sociale che si è specializzato nel tempo. Noi educatori portiamo molto la competenza. In questa proposta di legge si chiama non cognitiva, io non sono particolarmente d'accordo sul chiamarla così, tra poco vi dirò perché, se avrò un attimo di tempo e sicuramente nel mio memoriale che consegno volentieri, e nella coprogettazione di moduli di didattica nel tempo curricolare rivolti a tutta la classe in un'ottica inclusiva tra educatori e docenti per tutto l'anno scolastico, con un extrascuola, quindi con un potenziamento extrascolastico gratuito aperto agli studenti delle classi coinvolte nel progetto, anche qui in una forte coprogettazione con docenti e famiglie. Quindi la comunità educante locale specializzata come strumento fondamentale di contrasto alla dispersione scolastica. Ed in questo contesto c'è anche la formazione congiunta di docenti ed educatori. Allora, chiuso questa piccola presentazione, arrivo ad alcuni punti, se mi consentite, che ho preso su questa proposta di legge specifica. Il primo, ve lo anticipavo, è una questione lessicale che però non è una questione meramente nominalistica, a mio parere. Negli ultimi anni l'attenzione a queste competenze, no, proprio a livello internazionale è diventata sempre più forte. Sono invalsi diversi usi, competenze non cognitive, soft skills, che è una versione ridotta che ha avuto grande successo, competenze trasversali. Io lo dico subito, preferisco chiamarle competenze socio-emozionali, social emotional skills, utilizzando peraltro la dizione che usa oggi OCSE.
OCSE, non credo di sbagliarmi se dico che non l'ho vista citata nel dossier che accompagnava questa proposta, sta conducendo, mi sembra dall'anno scorso, un importante survey internazionale che coinvolge anche alcuni territori italiani proprio sull'impatto e l'importanza delle socio-emotional skills in bambini e ragazzi tra i 10 e i 15 anni. C'è già un primo report internazionale, credo che sia, come dire, un riferimento imprescindibile. Perché socio-emotional skills però e non cognitive, perché riguarda, a mio parere, proprio come dire, quella trasformazione della postura didattica che questa proposta di legge meritoriamente vuole promuovere. Quindi è molto importante, lo dico subito, chiaramente poi da educatrice sono assolutamente di parte. Perché queste competenze socio-emozionali hanno una chiara implicazione, un chiaro ambito cognitivo. Pensiamo anche solo all'empatia, no? Che tipo di meccanismi di riconoscimento e cognizione mette in gioco. Quindi l'impatto cognitivo da Antonio Damasio, importante neuroscienziato, ma tutte le neuroscienze oggi ci dimostrano che non è più la separazione cartesiana, è quella che deve presiedere al nostro impianto pedagogico, proprio se vogliamo portare le competenze socio-emozionali anche nella nostra didattica, cosa che ormai appare sempre più, diciamo, urgente. Anche perché mai, no, la scuola dovrebbe aderire, la scuola che è certamente un luogo di socialità imprescindibile, ma è soprattutto un luogo della trasmissione, della produzione, della riproduzione del sapere per tutti e tutte, perché mai dovrebbe, no, aderire e accettare il cambiamento. Sappiamo che il cambiamento spesso è difficile, invece no, hanno un impatto cognitivo fondamentale. Quindi io credo che parlare alle docenti e ai docenti, diciamo, mostrando l'impatto cognitivo proprio delle competenze socio-emozionali e quindi non chiamarle più non cognitive in una separazione non proficua, a mio parere, potrebbe essere estremamente importante. Della survey ho già detto. Ritorno al framework di riferimento. Segnalo che c'è un refuso nella proposta di legge, credo abbastanza importante, nella prima colonna di pagina 1, penultima riga, quart'ultima riga, scusate. A tale fine si prevede l'introduzione per un periodo sperimentale di 3 anni delle competenze cognitive, e chiaramente invece ci si riferisce alle competenze non cognitive. Ve lo segnalo, magari ci sono altre versioni. Perdonate, questa è la mia, come dire, la mia tendenza educatrice, per cui tendo a vedere i refusi degli iscritti. Ritorno appunto sul framework di nuovo. Credo che sia molto importante per ottenere una trasformazione così fondamentale ancorarsi a un framework scientifico riconoscibile. Quindi non citare soltanto in modo, diciamo, generico, amicalità, coscienziosità, insomma, alcune delle skills che si vogliono promuovere, ma appunto adottare ad esempio quel modello multidimensionale della personalità che ormai è invalso, che anche OCSE ormai adotta, che è quello dei Big Five, no? Dove è ben descritto e accettato, diciamo, da una comunità scientifica sufficientemente ampia internazionale, quali sono le competenze che andiamo ad indagare. Ci sono un'altra serie di punti specifici che però affido a questo punto al mio memoriale e aggiungo però una cosa per concludere che mi sembra, come dire, importante data la mia esperienza. Mi sembra una proposta di legge appunto molto importante proprio per le competenze che vuole promuovere, per l'efficacia rispetto al tema della povertà educativa e a quanto queste impattano poi sul benessere individuale e anche sul posizionamento socio-economico per tutto l'arco della vita delle persone, lo sappiamo. A maggiore ragione credo che destinarla soltanto un intervento formativo in cui credo i fondi siano, scusate, l'articolo 5, 1,5 milioni di euro, quindi immagino non siano chiaramente potenzialmente distribuibili a tutte le scuole del territorio e quindi credo che questo interroghi sui criteri, no? Poi di accesso alla proposta formativa da parte delle scuole, quali scuole e perché possono accedere a un budget che comunque resta,
non troppo grande, visto insomma il nostro territorio. E poi ancora alcuni interrogativi: come si deve svolgere una formazione efficace? Questo non è dato. Credo che su un tema così importante, in compresenza di una survey internazionale che sicuramente darà esiti importanti, potrebbe essere, come dire, utile istituire una commissione di esperti ed esperte. Io dico, da appunto educatrice, da persona che viene dal privato sociale, in un'ottica di comunità educante, senza chiudersi soltanto nel mondo scuola, che è fondamentale, ma da sola non può tutto, ma allargare appunto la comunità educante, quindi una commissione che accompagni lo studio dei risultati ed è anche delle strategie più efficaci. Questo è un po'. Grazie mille, dottoressa Sacchetto, dottoressa Sacchetto, la collega Enrico, non so se vuole. Sì. Ho detto bene. Sì, non so se voleva intervenire. Sì, grazie Presidente. Saluto e ringrazio la dottoressa Sacchetto anche per questa survey che non conoscevo dell'Ocse, quindi se in qualche modo ce la volesse linkare nel documento che ci invierà a supporto dell'audizione che appena sostenuta, insomma, sarebbe molto utile. E siccome la dottoressa Sacchetto citava il progetto Provaci Ancora SEM, che appunto diceva ha compiuto 30 anni, volevo chiederle se appunto alla luce di questi 30 anni di questo progetto ci possa condividere un eventuale report sui risultati ottenuti e quindi come il coinvolgimento della comunità educante e una metodologia aperta quindi allo sviluppo delle competenze socio-emozionali abbia prodotto dei risultati concreti in modo comunque da avvalorare e migliorare insomma la proposta di legge del collega Lupi. E poi mi interessava anche chiederle se nell'eventuale memoria che ci invierà è sviluppato appunto questo collegamento di una commissione di esperti che possa, diciamo, accompagnare la definizione di una formazione efficace e scientificamente legata appunto allo sviluppo di queste competenze socio-emozionali che come definizione mi trova molto molto d'accordo. Grazie. Buongiorno onorevole, grazie per la domanda, ben trovata. Assolutamente sì, è tutto nella memoria, per cui non vi impegno ulteriore tempo, trovate tutto nella memoria che allegherò molto a breve. Va bene, grazie mille dottoressa Sacchetto. Allora dichiaro conclusa anche questa audizione e con questa, diciamo, questa seconda fase di audizione della Commissione. Grazie mille.